Ciao a tutti e bentornati al Floppy Lab. Oggi vi voglio mostrare come ho creato un dispenser di crocchette automatico. È un progetto veramente simpatico che aiuta in quei momenti in cui non siamo presenti a casa. Il tutto è stato realizzato con l'aiuto della stampa 3D, un contenitore di recupero e la giusta dose di elettronica. Questo progetto ho deciso di dividerlo in due parti. La prima parte dove vi farò vedere come ho creato il circuito con tutte le sue componenti e la seconda parte la dedicheremo alla struttura. Partiamo capendo cosa dovevo fare. Qualche anno fa dei miei amici hanno adottato un cane, ma a volte per esigenze lavorative non riescono ad essere presenti a pranzo per dargli delle crocchette. Allora ho pensato che potesse essere un'ottima occasione sia per imparare qualcosa di nuovo sia per fargli un regalo. Per rendere il tutto più universale, quindi utile un po' a tutti, ho pensato di aggiungere una qualche interfaccia grafica che permette di impostare l'ora e le quantità dei pasti. Mettendo giù qualche idea, ho deciso di realizzare un sistema che mi permettesse di controllare le dosi tramite un motore stepper collegato a un dosatore, con ovviamente il suo driver. Un modulo RTC esterno per mantenere l'ora, necessario per sapere quando erogare le crocchette, un display accompagnato dai pulsanti per poter realizzare una sorta di interfaccia grafica con tutte le impostazioni, un buzzer perché, beh, perché un buzzer va sempre bene, ed infine una floppy board 1 per controllare il tutto. Ora vi spiego come ho realizzato le varie parti un po' più in dettaglio. Il cuore che ha permesso di controllare tutta la scheda è stata una delle mie vecchie floppy board 1. Per chi si è perso i precedenti video, le floppy board sono delle piccole schede di sviluppo che sto realizzando per sostituire i classici Arduino. Sono piccole, versatili e soprattutto più economiche da realizzare. Vi lascio il video di presentazione dell'ultima versione, ovvero la 3, qui in alto nelle schede. Sicuramente chi di voi mi segue si sarà chiesto: ma perché utilizzare una versione 1 quando hai la versione 3 che ha già tutto integrato? Avete ragione, sarebbe stato molto più semplice, ma volevo far vedere che in realtà anche le floppy board 1 possono tornare utili. In più, al tempo avevo sviluppato solo quella versione, allora ho deciso di continuare con quella soluzione. La cosa più pratica per realizzare un qualcosa di graficamente bello era utilizzare uno schermo OLED da 128x64 pixel. Sono i classici display economici che si trovano su AliExpress a poco più di un euro. I collegamenti sono molto semplici. Questi schermi utilizzano un driver SSD 1306 che comunica via I2C. Quindi, con due cavetti di alimentazione e due di comunicazione seriale, ho collegato il display alla floppy board. Poi, via software, ho gestito sia la luminosità che tutta la grafica visualizzata. Ovviamente, con un display era necessario avere qualche interfaccia con l'utente. Quindi ho preso la strada più semplice, ovvero usare tre bottoni. Questi bottoni permettono di navigare attraverso le varie impostazioni. L'implementazione è molto semplice: ho collegato i bottoni in modo tale che al momento della pressione colleghino un resistore di pull-up al GND dell'alimentazione e in uscita si può leggere un valore logico basso se premuto, altrimenti alto. Poi, per evitare il fenomeno di rimbalzo dei pulsanti, ho aggiunto un piccolo condensatore tra il piedino di uscita e il GND, che nel momento in cui il contatto si chiude riduce l'oscillazione del segnale. Anche il modulo RTC, ovvero Real Time Clock, essendo controllato via I2C, ho realizzato gli stessi collegamenti del display. La scelta di utilizzare questo modulo è stata proprio azzeccata in pieno, perché oltre ad essere un modulo praticamente plug and play, integra anche una memoria EEPROM, che mi ha permesso di salvare tutte le impostazioni modificate durante l'utilizzo del dispenser. Così, quando salta la luce e quindi manca l'alimentazione della scheda, tutte le impostazioni e l'ora rimangono salvate. Questo era indispensabile perché altrimenti ogni volta che lo si spegneva bisognava reimpostare tutto e, diciamolo, sarebbe stata una bella rottura. Che dire, poi c'è il buzzer, il componente più indispensabile di questo progetto. Controllato con un transistor BJT utilizzato come interruttore per aumentare la corrente gestita dalla floppy board. La base del BJT è pilotata da un segnale PWM con una frequenza fissa che si attiva per un determinato periodo di tempo, producendo il classico beep fastidioso. Manca solo il controllo del motore stepper. Innanzitutto ho utilizzato un classico motore 28BYJ48, che di default è un motore stepper di tipo unipolare, ovvero gli avvolgimenti sono collegati così.
Questi tipi di motori permettono di utilizzare un'elettronica di controllo più semplice, ma hanno meno copie di quelli bipolari classici, come in MA17 che siamo abituati a vedere nelle stampanti 3D. Quindi, essendo che io avevo bisogno di una buona copia, ho convertito questi piccoli stepper in bipolari e ho utilizzato un driver apposito. Il driver è appunto un L293D, ovvero un piccolo integrato che implementa due punti H, perfetti per alimentare i due avvolgimenti del motore. Non è molto potente, ma è adatto alle correnti che assorbono questi motorini modificati. Per aumentare ancora di più la coppia, ho aggiunto la possibilità di collegare un'alimentazione esterna a tensione più alta. Difatti, ho utilizzato un bus converter che mi alza la tensione della USB da 5V a 8. Facendo qualche prova, ho notato che 8V sono sufficienti per evitare che il motore perda passi. Saldando un piccolo ponticello sulla scheda si può decidere quale alimentazione usare, tra USB e quella esterna. Ho pensato che potesse tornare utile anche programmare la floppy board 1 via USB-C. Essendo che la porta USB dovevo implementarla per poter alimentare il tutto, ho ormai aggiunto lo stesso circuito integrato nella floppy board 3, per utilizzare il bootloader integrato del microcontrollore. Quindi questa scheda, oltre a poterla programmare con Arduino IDE, se si ha la necessità di inviare un aggiornamento firmware, anche i meno esperti possono poi fare un upload senza grossi problemi. Una volta terminata la realizzazione dello schematico e del layout della scheda, l'ho fatta produrre da PCBWay, che è lo sponsor di questo video. PCBWay è un'azienda che mette a disposizione molti servizi, sia per la realizzazione di PCB che stampa 3D, lavorazioni CNC e persino laser. Le schede che ho prodotto da loro sono veramente ottime. In più, se anche come me avete ordinato lo stencil, poi sarà molto più facile stendere la giusta quantità di pasta saldante. Io ho preferito montare in autonomia le schede, quindi dopo aver steso la pasta ho posizionato i componenti e con l'aiuto del saldatore ad aria ho sciolto lo stagno e saldato il tutto. Ma se preferite potete affidare anche l'assemblaggio PCBWay, così da ricevere le schede pronte all'uso. In descrizione vi lascio anche l'articolo su queste schede con anche tutti i file per la produzione o far produrre direttamente a PCBWay. Ringrazio ancora PCBWay per aver fornito i PCB e aver sponsorizzato parte del progetto. Ora, l'ultima cosa necessaria per far funzionare il dispenser è proprio il firmware. Purtroppo l'ho scritto ancora qualche anno fa, quindi andrei male a decifrare il filologico del programma. Comunque, lo ho realizzato interamente con STM32CubeIDE, perché integrare tutte quelle righe di codice con le varie librerie su Arduino IDE sarebbe stato impossibile a causa dell'insufficiente ottimizzazione del codice. In più ho gestito tutto con interrupt, sia attivati dai pulsanti sia dai timer interni. Bene, praticamente vi ho spiegato come funzionano e come ho implementato i principali moduli della scheda di controllo del dispenser automatico. Se volete replicare anche voi questo control board, potete passare dalla mia pagina Ko-fi e troverete i PCB, altrimenti potete passare nel mio sito, dove troverete un articolo che, come in questo video, vi spiego i principali aspetti di questa scheda. Vi ho reso disponibili anche tutti i file per la realizzazione della struttura, che sarà oggetto del prossimo video. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima! Ciao!